Ciao grandissimi ragazzi miei, oggi siamo alla Spezia. Si vede dal tempo? No, no, perché il tempo è simile a quello di Milano. Grandissimi miei, siamo alla Spezia perché oggi andiamo a vedere, andiamo perché sono in compagnia, il mio compare di disavventure del mio bel paese. Adesso ci raggiungeranno anche a varie House in Creed, ragazzi della Cripta, Access the Animus, Mento Gallery e compagnia bella. Però grandissimi miei, oggi andremo al Teatro Civico di La Spezia a vedere in anteprima Assassin's Creed Symphony, trailer super mega figo di Symphony. Nothing is true, everything is permitted. Ragazzi, per chi non sapesse cos'è Assassin's Creed Symphony, vi lascio ovviamente il video che fece al tempo di presentazione di AC Symphony. Essenzialmente è uno spettacolo a teatro che unisce un'orchestra sinfonico a dei contenuti video, quindi anche ologrammi, roba fighissima che vedremo anche oggi, degli ologrammi incredibili, di tutte le immagini, video, le canzoni più belle di Assassin's Creed, con anche delle canzoni di Jasper Kidd, che come sapete bene è number one. Grandissima, infatti oggi avremo una esperienza in cui vedremo tutto in anteprima appunto Symphony, le prove assisteremo essenzialmente di AC Symphony e poi, cosa molto ma molto importante, avremo anche un Q&A con delle interviste speciali da fare nel backstage appunto con i producer, i produttori di Symphony. Quindi ragazzi miei, vi porterò con me, con le mie avventure stroboscopiche nel corso della giornata. Ci vediamo dopo, adesso andiamo a mangiare che siamo affamati. Una inquadratura di rara bellezza. Salve ragazzi, allora bene, siamo qui pronti. Andando, tu come stai? Pronto? Io sono pronto. E anche in onore di Carlo Prisco e House in Creed abbiamo preso una pizza margherita alla Spezia. Mamma mia, che brutta cosa. Sarà buonissima. Mamma mia, ragazzi, mi invita a Napoli almeno, ti mangiamo una pizza. Ragazzi, andiamo tutti a Napoli, facciamo un evento a Napoli, una pizzeria di Carlo Prisco che aprirà prossimamente, a mangiare la pizza. Appena fatto su un film. Esatto. Grandissimi, siamo al Teatro Civico di La Spezia. Carlo, sì, sei emozionato? Immagino. Per vedere quest'opera. E tu? Emozionatissimo, sono molto contento, lo zaino pesa tanto, ho lo stomaco pieno, quindi le premesse ci sono. Guardi qua lo sfondo. Fai vedere il pass che abbiamo, il pass che abbiamo noi, cioè roba. Ce l'ho anch'io, solo che io sto usando le mani sono impegnate, però cioè, fidatevi sulla fiducia della fiduciaggine. Va bene, ok. E niente ragazzi, adesso poco entriamo e poi tanti baci per tutti, facciamo vedere un po' di cose in esclusiva, in anteprima, incredibile, mondiale, nazionale, popolare. Questo è qua. A dopo. Ciao.
as to how we are going to create a show, a ti è piaciuto? Abbastanza. C'era Unity. Forse non me l'aspettavo. Uno dei più belli. Sì. Quello è Black Flag, in realtà, mi sono piaciuti tantissimo. Black Flag a un certo punto mi sono spento e... No. Ma nel modo maniera... Poi è partita l'ultima, quella triste, no? Sì. Aspettami che facciamo. Ma lo sai che Black Flag funziona questo, Marco, mi dispiace. Io non ho un legame con Black Flag, insomma è un legame con tutto. Però tutto il resto mi emoziona come sempre. È stato molto bello. Ho ballato un pochino, però cioè ballato, un po' su è stato molto immersivo. Migliorano gli ologrammi. Se migliorano gli ologrammi li mettono di più. Questa è la primissima volta che li usavano, quindi... Speriamo che migliorino. E li mettono di più perché è tanta roba. Grazie. Eccoci qua, grandissimi. È il giorno dopo grandissime Assassin's Creed Symphony. Finalmente ve ne posso parlare, dare un'opinione a freddo, potrei dire adesso. Quindi molto importante. Ovviamente, ragazzi, trovo superfluo adesso spiegarvi effettivamente cosa sia Assassin's Creed Symphony, perché l'avete visto nei video. Quindi direi che Assassin's Creed Symphony lo possiamo riassumere molto semplicemente, forse anche un po' troppo semplicemente, un immersivo ed innovativo concerto sinfonico in 3D. Un po' lungo, però direi che riassume molto bene quello che è Assassin's Creed Symphony. Immersivo, ragazzi miei, perché per chi ama la saga di Assassin's Creed, per i veri fan, ma anche per i neo fan, ma forse anche per quelli che non sanno quasi niente di Assassin's Creed, ragazzi, è coinvolgente soprattutto a livello emozionale. Vi fa rivivere certe parti della saga di Assassin's Creed, certi spezzoni emozionanti. Noi abbiamo visto soltanto una parte, alcuni pezzi della saga, però nonostante era soltanto una parte, emozionalmente, anche magari i videogiochi che non sono stati un successo come Unity, dal mio punto di vista erano emotivamente molto coinvolgenti e immersivi. Cioè, per un fan della saga rimane molto emozionato, rimane molto colpito davvero, e ve ne sto parlando davvero col cuore in mano, perché sono rimasto davvero emozionato. Innovativo, grandissimi miei, si collega molto al fatto del 3D, perché appunto abbiamo anche delle tecnologie portate bellissime. Oltre al fatto che c'è uno sfondo, uno schermo che, oltre a riportare le immagini di Assassin's Creed dei videogiochi con le cazzine contenute in video memorabili della saga, quindi fa rivivere ricordi bellissimi, ci sono anche delle videocamere apposta che inquadrano i componenti dell'orchestra, quindi è molto interessante anche vederli poi sullo schermo dietro. E in più, come avete visto, c'è l'utilizzo degli ologrammi. Ragazzi, ci sono gli ologrammi e noi abbiamo visto gli ologrammi degli Isu, ad esempio, e credo proprio e spero proprio che ci saranno moltissimi più ologrammi quando verrà effettivamente lanciato e quando partirà ufficialmente Assassin's Creed Symphony, perché davvero, ragazzi, la componente ologrammi è molto figa e spero che venga un attimo, tra virgolette, migliorata e maggiormente implementata, che wow, ragazzi, cioè è un tuffo al cuore che ti fa sembrare di essere effettivamente dentro Assassin's Creed. Bellissimo. E poi, ragazzi, ovviamente concerto, perché parliamo di un'orchestra sinfonica davvero molto molto brava, con anche un coro di voci che va a creare effettivamente un punto di unione vero e proprio fatto bene e una commistione bellissima di generi.
Quindi davvero ottimo, ottimo, molto bello, e ho avuto l'opportunità anche di parlare, oltre che ovviamente con tutti i miei compari di avventura del mondo di Assassin's Creed, quindi da Ozen Creed a Marcus Cesare Texas The Animus, a Memento Gale, la Crypta degli Assassini, a Chico Splay Italia. Ho rivisto anche vari star player presenti alla Gamescom di Cologna, o comunque star player europei, ecco, che sono giunti da tutta Europa appunto per vedere questa anteprima di Assassin's Creed Symphony. Ho avuto, ragazzi, modo di parlare sia col direttore d'orchestra, che è Ivan Lin, davvero fantastico, disponibile e anche molto simpatico come persona, vedete qua anche con dei contributi video che ho registrato, anche delle foto che ho fatto con lui. E poi, ragazzi, abbiamo avuto anche delle sessioni di Q&A, appunto, in cui parlare, discutere un attimo sia appunto col direttore d'orchestra Ivan Lin e vari anche Massimo Gallotta e altri vari, diciamo, responsabili dell'evento in sé di MGP Live, oltre ad aver conosciuto, diciamo, dei retroscena molto interessanti e molto belli effettivamente su MGP Live e su Assassin's Creed Symphony. Ragazzi miei, è un'esperienza davvero che vi consiglio tantissimo di vivere, ecco. E ci sarà l'opportunità per noi italiani, perché infatti ci sarà, come vi ho già detto al tempo, ma come vi riannuncio qua ufficialmente, ci sarà il 6 ottobre a Milano, al Teatro Arcimboldi, Assassin's Creed Symphony. I biglietti sono in vendita, vi lascio il link in descrizione per chi volesse andare a comprarli. Io ci sarò, vi assicuro già che ci sarò, sarò lì presente a teatro. Quindi mi raccomando, per vedere me, per vedere anche Assassin's Creed Symphony, che ve lo consiglio assolutamente, è imperdibile. Se avete l'opportunità, è davvero imperdibile, veniteci, ragazzi, davvero. È un qualcosa che un fan di Assassin's Creed non può perdersi. Ha un livello di immersione e di coinvolgimento mai visto prima. Ragazzi, hanno una tappa in Italia, andiamo a fare tutto esaurito e facciamo vedere che noi italiani amiamo Assassin's Creed. Ve lo dico, ragazzi, merita, ne vale davvero la pena. Non perdetevelo, se avete la possibilità, venite a Assassin's Creed Symphony al Teatro Arcimboldi di Milano il 6 ottobre, mi raccomando, non mancate. È stata una bellissima esperienza, quindi grazie mille a MGP Live, grazie mille a Ubisoft col programma Ubisoft Star Player per l'invito. Quindi, ragazzi, consigliatissimo, ripeto, ci vediamo, spero in tanti, al Teatro Arcimboldi di Milano. Grandissimi, per questo è tutto, noi ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!